Mercato Juventus, a Zidane piace Pjanic, il Real sarebbe intenzionato a fare un'offerta. I ribaltoni che hanno riguardato e potrebbero riguardare alcuni top club europei in questo finale di stagione stanno evidentemente portando effervescenza alle trattative di mercato. Ad esempio il sorprendente ritorno di Zidane potrebbe significare per il Real Madrid anticipare il mercato già da adesso, in vista della prossima stagione. Non avendo il Real più obiettivi da raggiungere, se non il posto in Champions League in Liga, che sembra scontato, la società spagnola sembra stia lavorando molto sulle trattative e sui possibili acquisti per la prossima stagione. Intanto bisogna dire che i nomi che con Solari erano sul piede di partenza, su tutti Isco, Bale e Marcelo, potrebbero clamorosamente rimanere a Madrid, anche se è difficile che lo faccia il terzino brasiliano, che Cristiano Ronaldo starebbe convincendo per raggiungerlo alla Juventus. A proposito della società torinese, Zidane sembra interessato ad un centrocampista bianconero, con l'intento di affidare la regia del suo Real ad un nuovo giocatore, il giocatore che potrebbe arrivare è Miralem Pjanic, il quale pare poter essere cedibile per la dirigenza juventina. Il giornale Marca conferma la possibile trattativa fra Real e Juve per Pjanic. A confermare l'indiscrezione è il giornale spagnolo Marca, che scrive di come Zidane abbia la necessità di un nuovo regista in grado di rendere qualitativo il gioco del suo Real. Miralem Pjanic non è più considerato incedibile per la Juventus, nonostante la scorsa estate la dirigenza abbia rifiutato importanti offerte per il bosniaco. L'arrivo a Torino di Ramsey potrebbe quindi rendere meno sicura la permanenza del giocatore, e considerata anche la crescita di Emre Can e quella di Bentancur, la cessione di Pjanic potrebbe essere vantaggiosa per il Real Madrid a livello tecnico e per la Juventus a livello economico. Le altre possibili trattative per la Juventus. Alla Juventus però interessa anche Marcelo, che lunedì 19 marzo era presente all'inaugurazione a Madrid per l'apertura della nuova azienda di Cristiano Ronaldo per il trattamento dei capelli, di cui il portoghese è proprietario al 50%. Sembra infatti che il portoghese vorrebbe il brasiliano a Torino, e che quindi le trattative fra Real e Juventus potrebbero riguardare non solo Pjanic, ma anche altri giocatori. Di certo con il possibile arrivo di Marcelo, è assai probabile quindi la cessione di Alex Sandro, che ha molto mercato soprattutto in Inghilterra.